Ragazzi, oggi voliamo nella mia città, voliamo nella capitale del mondo. Siamo a Roma, signore e signori, carbonara, con una piccola rivisitazione. Vediamo insieme come fare. Allora ragazzi, questa è una carbonara che io definirei 2.0. Qualcuno qui forse già storcerà il naso. Perché? Perché la carbonara si fa solo come tradizione, la carbonara scientifica già l'ha fatta qualcun altro. È vero, non sono io che l'ho inventata, semplicemente io oggi voglio provarla qui, Chef in Camicia, perché qui sono tutti di Milano e non hanno mai provato una delle vere e proprie carbonare. E quindi ragazzi, oggi la carbonara si fa a modo mio. Andremo a pastorizzare l'uovo con una cottura dolce e lenta a bagnomaria senza superare i 65 gradi. Così facendo l'uovo non sarà cotto, per carità di Dio, non sto cuocendo l'uovo ragazzi, lo stiamo solo pastorizzando per renderlo più cremoso e soprattutto più sicuro dal punto di vista igienico. Procediamo al procedimento. Guanciale in padella. Perché inizio dal guanciale? Perché il guanciale deve andare a fuoco molto lento. E non è vero quella cosa che si dice: ah, il guanciale fuoco bollente deve soffriggere, deve fare... No, fuoco lento. Mano a mano che rilascerà il suo grasso lo andremo a scolare per far sì che il grasso sotto non si bruci e alla fine otterremo un guanciale croccante fuori, morbido e succoso all'interno. Nel frattempo, all'interno di una ciotola, andiamo ad unire le uova. 4 tuorli interi, tac, e 4 uova intere. Già qualcuno dirà, il colesterolo, quello, quell'altro. Ragazzi, la carbonara, quando si mangia, non bisogna pensare a queste cose. La carbonara è un momento intimo, di sacrificio. Non state a pensare alle calorie, a quello, a quell'altro. E poi comunque questa è una salsa abbondante, cioè si può tranquillamente mangiare in 8 persone. Andiamo a mescolare. Una volta incorporate le uova, le andiamo a portare su una pentola con un po' d'acqua all'interno e andiamo a creare un bagnomaria. Quindi andiamo semplicemente a pastorizzare le uova in purezza, senza sale, pecorino, pepe, nulla, solo le uova. Questo è un procedimento che richiede un po' di pazienza perché bisogna stare dietro, possibilmente con un termometro se non siete dei super esperti in cucina. Raggiunta la temperatura dei 65, 66, 67 gradi, ci possiamo fermare. Ok ragazzi, l'uovo ha assunto una consistenza cremosa, quindi lo leviamo dal fuoco, continuiamo a mescolare per far scendere comunque la temperatura. Alziamo il fuoco dell'acqua, quella con cui abbiamo cotto le uova a bagnomaria, perché in questa stessa acqua andremo a calare gli spaghetti. Il guanciale, come vedete, inizia a rilasciare il suo grasso e quindi mano a mano che lui ci dà tutto questo ben di Dio, lo andiamo a scolare e rimettere il guanciale nella padella e lo lasciamo ancora lì croccantare che va da solo. L'acqua bolle, possiamo anche già calare gli spaghetti perché la nostra crema è quasi pronta. Il guanciale si sta croccantando, quindi spaghetti. È importante uno spaghettone abbastanza doppio e soprattutto di un buon mulino che sia consistente al palato. Andiamo a accompagnarlo. Prendiamo il nostro uovo, lo andiamo ad inserire in un bicchiere a collo alto e lo andiamo a frullare aggiungendo pecorino, 40 grammi circa, e parmigiano, 20 grammi. Pecorino sarà la parte un po' più sapida, il parmigiano la parte un po' più dolce. Amalgamare un pochino, frulliamo. Nel frullarlo andiamo ad incorporare anche un po' d'aria perché oltre che a amalgamare i formaggi, questa è una salsa che deve anche un po' montare. Quindi, uovo pastorizzato, formaggi all'interno, frullato, emulsionato, lo mettiamo in frigorifero a far rapprendere per qualche minuto. Guanciale pronto, abbiamo messo in una ciotolina con un po' di carta assorbente, ciotola bella ampia, scoliamo lo spaghetto
all'interno di una ciotola. Questa, ragazzi, è una mantecatura che deve avvenire assolutamente a freddo per questo tipo di preparazione. Come avete visto, non ho messo il pepe. Perché? Perché il pepe all'interno dell'uovo lo va a colorare. Io preferisco metterlo a cottura ultimata, in fase di mantecatura. E aggiungiamo la crema d'uovo. E guardate qua, ragazzi, super cremosa. E voilà. Mantechiamo, ne mettiamo un po' alla volta. Mantechiamo ancora. Stressiamo un pochino la pasta per far fuoriuscire ancora di più gli amidi dal grano. E a questo punto, ragazzi, pepe nero, macinato fresco, e il guanciale lo mettiamo alla fine. Ragazzi, forchetta alla mano, procedo all'assaggio e quasi mi inchino per vederla meglio da vicino, perché, ragazzi, questa, quando è inforchettata, tutta cremosa, con questa cremina super avvolgente, ho l'acquolina in bocca. Ragazzi, questa non è una pasta, questa è la pasta. Per eccellenza, a mio avviso, uno dei migliori piatti che esistono al mondo. Completo di tutto, molto carico sicuramente sia di grassi che di sapore, ma non fa niente, ragazzi, ogni tanto qualche sfizio dobbiamo togliercelo, e quindi provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Io vado a mangiare, ciao ragazzi, alla prossima.